Nun vor dem KHDI-Verfahren ist Herr Damiano Zoffoli für eine Minute. Grazie Presidente, voglio esprimere il mio convinto sostegno a questo provvedimento, un provvedimento molto rilevante. Innanzitutto si colma, come già detto, una lacuna legislativa in quanto gli impianti di medie combustioni fino a 50 MW non sono regolamentati a livello europeo, nonostante questi impianti rappresentano l'80% del totale, siano utilizzati per numerosissime applicazioni e producono circa un terzo delle emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e particelle inquinanti. L'inquinamento dell'aria ha un forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi dei sistemi sanitari nazionali. Il testo finale rappresenta, anche grazie al lavoro svolto dal relatore, che ringrazio, dal nostro relatore ombra Massimo Paolucci, e dal ministro dell'Ambiente Galletti durante il semestre di presidenza italiana, un buon risultato. Una proposta coraggiosa che, applicata con le necessarie gradualità sia agli impianti nuovi che a quelli esistenti, si propone di contribuire in modo significativo alla riduzione dell'inquinamento senza, tuttavia, imporre degli oneri eccessivi alle nostre imprese. Und nun ist im Rahmen des KHDI-Verfahrens Herr Ricardo Saron Santos am Wort für eine Minute. Obrigado, Presidente. Esta legislação é bem-vinda e ilustra positivamente o esforço em identificar e desenvolver sinergias entre a qualidade do ar, o impacto das